Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare un unboxing doppio di Coro, perché come vedete abbiamo due bei pacchi. Si vedono? Non so se li vedete, vabbè, ci sono due pacchi. E questa volta ce li ho di qua invece che di là, perché di là ho messo la gelatiera, sempre di Coro, che mi occupa però molto spazio, quindi per ora sta sulla lavatrice. Prima di iniziare però volevo avvisarvi una cosa. Per le prime due settimane di agosto usciranno due video a settimana invece che tre, perché sarò in vacanza. Io mi sto cercando di portare avanti il più possibile in modo tale da farvi uscire dei video anche mentre sono via, però siccome ho veramente pochi giorni a disposizione prima della partenza, più di un tot non riesco a fare, quindi sono giunta a questo compromesso di fare due video a settimana invece che tre. Spero che questa cosa non vi turbi troppo. Poi ovviamente usciranno i reel come sempre, ed usciranno anche in quei giorni in cui il video classico orizzontale non esce. Boh, questa era la premessa, direi di iniziare e andiamo ad aprire i pacchi di Coro, che mi sono arrivati con un notevole ritardo. Tra l'altro un pacco non si sa perché lo stavano tenendo tipo in deposito, ma non perché avevano provato a consegnarlo e non c'era nessuno, solita prassi, no, così, lo teniamo un po' qua, poi te lo portiamo. Non lo so, penso che in questo periodo i corrieri siano un po' pieni, da ciò che sto capendo, perché anche per un altro pacco mi era successo che dovevano recapitarmelo a casa e invece mi hanno detto no, guarda, te lo mandiamo in un altro punto, vattelo a prendere lì perché abbiamo troppi casini. Ok, va bene. Comunque, tutto è bene, ciò che finisce bene, i pacchi sono qui da me e quindi possiamo iniziare questo unboxing. Anche perché è passato talmente tanto tempo, cioè che io non mi ricordo cosa ho ordinato sinceramente. Direi che adesso lo scopriamo. Allora, togliamo tutto questo imballaggio e qua vedo un po' di vasetti, tipo che cos'è sta roba? Ah, ok, questo è il prodotto omaggio, perché ogni volta che voi fate un ordine da Coro, cioè non so se ogni volta, però in tutte le ultime volte che ho fatto l'ordine, sinceramente, mi usciva sta roba, se superate un tot di spesa vi danno un prodotto omaggio, che per un tot di tempo è uno, poi lo cambiano. A sto giro abbiamo questa crema di cocco da polpa di cocco macinata, quindi non un olio di cocco, ma una crema di polpa di cocco, non so bene che differenza ci sia, che devo dire mi entusiasma parecchio. Voglio provarla questa cosina qua. Infatti a differenza dell'olio di cocco è molto più bianco, cioè anche l'olio di cocco è bianchino, però con il caldo diventa totalmente liquido come questo, ma anche trasparente. Questo invece rimane bianco. Chissà che utilizzo bisogna farne. Io sinceramente non ne ho proprio idea, quindi se la conoscete, l'avete già provata, datemi qualche idea, perché non saprei sinceramente come utilizzarla. Qualcosa ci inventeremo. Poi cos'altro abbiamo qui? Un altro vasettin e abbiamo la marmellata di fragola. Allora, le marmellate di Coro sono qualcosa di devastante, veramente tra le più buone che io abbia mai mangiato in vita mia, soprattutto quella ai lamponi, buonissima. Abbiamo un 75% di fragole, quindi una buonissima percentuale, e io veramente non riesco a trovare qualcos'altro in commercio, soprattutto nei supermercati, che magari è un po' più comodo acquistare, che possa essere equiparabile alle marmellate di Coro. Poi sono sempre anche una bella quantità, 460 grammi questa, e per me che ne mangio veramente tantissima, sempre super volentieri, è un sogno che diventa realtà. Quindi consigliate le marmellate di Coro, tutte quelle che ho provato sono sempre state buonissime. Poi abbiamo ciò che è l'ultimo prodotto e anche vasetto di questa scatola, che è... Ok, mi sembrava strano infatti che avessi preso quella di fragole e non quella di lamponi. Questo perché ho preso sia quella di fragole che quella di lamponi. Secondo me questa di lamponi è la più buona tra tutte. Molto buona anche quella alla guava, però un po' particolare, un po' liquida. Però come gusto buonissima. Ma questa qui di lamponi, io me la mangerei così, col cucchiaio. Cioè veramente è super 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 buona. Ma che bello, ne avevo prese due. Sono molto contenta di ciò. Brava la me stessa del passato che ha fatto quest'ordine. Quindi abbiamo già finito il primo pacchettin, direi che possiamo passare al prossimo, che è molto più grande e c'è tutto il resto che ho ordinato. Mi servono di nuovo le forbici. Apriamos. Non si è apertos, forse sì. E come prima togliamo tutto l'imballaggio. Ah, tra l'altro sì, oggi sono in queste condizioni, non mi interessa niente, mollettone, perché fa veramente caldissimo. Lo dico praticamente in ogni video, ma veramente, cioè ogni giorno sembra sempre peggio. Cioè non vedo l'ora veramente di andare al mare, basta, basta. Consoliamoci con questo unboxing. Cosa vedo qui?
Questa robina qua, ad esempio, che mi ha tentata molto. Si tratta di un couscous, ma di un couscous di mais. Non sono proprio super mega fan del couscous, cioè lo mangio, ogni tanto lo preparo, non è un problema, però ci sono cose che prediligo, però non ho mai provato il couscous di mais. E tutto ciò che è fatto col mais sa di polenta. Io amo per la polenta, vivo di polenta, e quindi se questa roba... Oddio, c'è la vespa, vai via! Ok, è andata via, grazie. Se questa cosa sa di polenta, io sono a posto, cioè ho trovato il tipo di couscous che fa per me. Molto curiosa di provarlo. Ah, è un chilo tra l'altro. Ci ho fatto caso adesso. Beh, speriamo che mi piaccia allora. Poi cos'altro abbiamo? Vedo un prodotto che non è un prodotto alimentare, ma uno strumento da cucina. Ovvero queste belle forbicine che fanno sempre molto comodo. Anche perché io ho un paio di forbici che uso per tutto. Un paio di forbici che uso solo per tagliare la pizza. Che vi devo dire, giudicatemi. Io uso le forbici, non la rotella, perché è molto più comoda. Non vedo perché dovrei complicarmi la vita. E allora io ho voluto prendere questo, oh ma ce la faccio, quest'altro paio di forbici da usare sempre a scopo alimentare e non per altre cose, in teoria. Poi vediamo come va, perché so già che poi la prima volta che le userò per qualcos'altro, boh, basta, avrò segnato il loro destino. Sembrano molto carine, raga, vi devo dire, molto 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 carine. Era da un po' che le puntavo, perché effettivamente mi servivano. Finalmente mi sono svegliata a prenderle. Poi, già che ci sono, vi faccio vedere anche un'altra cosa che ho preso, non alimentare ma strumento da cucina, anche perché tutto il resto è cibo, così almeno poi ci concentriamo solo sul cibo. E sono queste qui. Queste sono le pinze, come si chiamano? Sì, tipo pinze per chiudere i sacchetti. E sono veramente un botto utili, io ne uso tantissime, vedete, sono così, tra l'altro sono super lunghe, quindi vanno bene per qualsiasi cosa. Le avevo già prese una volta, ne volevo acquistare delle altre perché sono 5 e non mi bastavano, e veramente ne avevo già delle altre prima di prendere queste la prima volta. Però appunto, come dicevo, le uso tantissimo, ma sono rimaste sold out per un sacco di tempo, mesi e mesi e mesi, dove erano sold out. Stavo iniziando anche a dubitare del fatto che magari le rimettessero, invece le hanno rimesse e ne ho approfittato subito. Queste fondamentali, poi sono carine, nere con la scrittina, molto molto bene. Ma torniamo al cibo, che è l'unica cosa che ci interessa qui. Qui abbiamo questo sacchettino di questi snackettini salati, che sono degli snack di piselli verdi. Li avevo già presi, sono tipo patatine, se vogliamo cercare una similitudine, tipo Dixie, che però non sanno di formaggio e sanno effettivamente di legumi. Però sono carini, raga, sono buoni, sono leggeri, credo siano anche abbastanza sani, non lo so, e non mi interessa particolarmente la cosa, però sono buoni e quindi li ho ripresi perché li ho assaggiati tanto tanto tempo fa. Poi qui sto vedendo una quantità di barrette, raga, che c'è veramente. Solo io, cioè io amo le barrette, ok? Soprattutto quelle di coro. E qui ho fatto una bella scorta, tutta diversa tra loro, tra l'altro. Qui abbiamo questa barrettina di cioccolato e lamponi. E questa qui, sinceramente, non l'ho mai provata. Cioè, non so se è solo cioccolato e lamponi fine, oppure è proprio tipo barretta. Però dal disegno mi sembra un pezzo di cioccolato. Beh, non mi lamento, non mi lamento. Poi abbiamo, vabbè, lei, la mia grande e amata barretta al limone e semi di papavero. Mamma mia, questa qui è, non lo so, un sogno. Un sogno perché è un limone che sa di limone e non di detersivo per piatti. Quindi, se vi piacciono le cose al limone, consigliatissima. Poi, ho preso questa qui che è... è super sciolta, raga! Questa la devo assolutamente mettere in frigorifero, assolutamente, perché la sento che è proprio super sciolta. Ed è una barretta al cioccolato e cocco. Poraccia, veramente, ha fatto un brutto viaggio. Poi abbiamo quest'altra barrettina al cioccolato e arachidi, che però è diversa da quella che prendo solitamente, perché il packaging non era fatto così, quindi è proprio un altro tipo di barretta. Quella che prendevo io un tempo era tipo sneaker, questa invece è proprio una cosa diversa. Bene, proviamo una cosa nuova. E poi questa buonissima, che ormai ho preso un centinaio di volte, che è quella al cioccolato e riso soffiato. Mi sa che per sicurezza io poi me le metto tutte in frigorifero e magari me le porto anche in viaggio, in vacanza, perché potrebbero tornarmi utili al mare. Magari non quelle al cioccolato che si sciolgono tutte, però le altre, why not. Bene, cos'altro abbiamo qui? Altri vasetti, vasetti su vasetti su vasetti. Cos'è questo?
ecco, un grande ritorno. Questo è un pesto rosso. L'avevo preso un sacco di volte, poi mi ero anche un po' stufata perché cioè, dopo un po' che prendevo sempre le stesse cose avevo bisogno di variare, ma ora sono tornata da lui. Pesto rosso vegano, veramente buono, bello carico, bello unto, quindi senza esagerare troppo, però comunque buono. Poi, qui cosa abbiamo? Cioè, secondo voi potevo fare un ordine di coro senza lei? La maionese allo yuzu? Ovviamente no. Ricopritemi di questa cosa. Ma è mia! Ma perché? Perché vogliono fare amicizia con me le vespe? Io non voglio! Comunque dicevo, ricopritemi di questa meraviglia, maionese allo yuzu. Amore della mia vita. La mia vita veramente ha senso da quando c'è lei. Poi, altro vasetto. Vedo qualcosa di roseo, che cos'è? Questo tipo di rosa, no? Rosa proprio shocking, ed è una crema spalmabile salata alle melanzane. Ecco, se non sbaglio, adesso mi sta venendo in mente alla fine dell'unboxing, che avevo fatto una scelta molto più su creme spalmabili, cose, perché mi sa molto di estate, non ho voglia di cucinare, mi taglio le fette di pane, ci spalmo sopra queste cose, sono a posto. Quindi qui abbiamo questa crema con le melanzane, poi dentro c'è succo di limone, aceto, cose eccetera, molto interessante. Secondo me non l'avevo ancora provata questa. Poi cos'altro c'è qui? Sto spargendo cose dell'imballaggio ovunque, poi pulirò. Ah, abbiamo un classicissimo sugo pronto, molto easy, pomodoro e basilico. Poi qui abbiamo sicuramente un'altra crema, e infatti abbiamo un patè in realtà di olive verdi. Cioè io raga sono piena di patè di olive, cioè ho capito che mi piace, però cioè anche meno, con cautela. Ne ho due di olive nere, perché uno l'hanno trovato anche nella degustabox, e poi questo di olive verdi. Vabbè, però, oh, buoni, eh? Cioè, chi l'ha detto che stiamo esagerando? Ce lo sta dicendo qualcuno? Se ne deve star zitto, perché non è mai troppo, va bene? Poi, questo forse era un olio aromatizzato. Mamma mia, se lo faccio cadere adesso, faccio il danno. Vediamo. Esatto, abbiamo questo olio d'oliva aromatizzato al, come si chiama? Al rosmarino, giusto? Esattamente, olio extravergine d'oliva, eh? Ho l'olio classico, ho quello all'aglio, e ora ho anche quello al rosmarino. Vedremo un po' come utilizzarlo. Non so più dove mettere la roba, raga. Sono sotterrata letteralmente. Arriviamo agli ultimi prodotti. Vi faccio vedere l'ultima cosa, in teoria salata, poi le cose dolci. Abbiamo questi wurstel, salsicce, come volete chiamarle. In realtà ci sono sia wurstel che le salsicce, ma a me sembrano esattamente la stessa cosa, anche come sapore sono identici, cambia veramente poco. E mi servivano, a dire il vero, per una challenge che a questo punto non so manco quando farò, sicuramente quando tornerò, perché adesso non ho tempo, quindi me li consiglio. Servo. Poi ho preso due cookie, uno al caramello salato e l'altro al che gusto è questo? Sto cercando di leggere ma non capisco, aspettate, scusate. Biscotto alla vaniglia con pezzi di cioccolato, non mi ricordo quale dei due ho già provato sinceramente, comunque sono entrambi vegani, uno per me, uno per Gabri. E poi ho preso queste due bio energy bowl, che sono tra l'altro tra i prodotti più spinti tra quelli di Coro, ma io sinceramente non penso di averli mai mangiati. Ho scelto il gusto peanut butter jelly, quindi burro d'arachidi e marmellata, e una al gusto mandorla salata. Curiosa, vediamo, perché in realtà non mi hanno mai ispirata, però magari finora stavo rinunciando a qualcosa di incredibile, quindi ho detto vabbè, prendiamo le due e proviamo e vediamo come va. Boom! Anche il secondo pacco è finito, e con tutto questo casino qua da sistemare scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. Arriva l'arietta, sta rientrando tutto nel microfono, che meraviglia, però che bello. Dicevo, hashtag della fine, facciamo hashtag arietta, perché magari vi ha disturbato l'audio, perdonatemi, ma per me è stato veramente un momento bellissimo, quindi sì, hashtag arietta, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io ovviamente vi ricordo che c'è sempre attivo il mio codice sconto strega coro, su tutti i prodotti, comunque ve lo riporto in descrizione insieme anche al link del sito, dove troverete anche tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao. Tan 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 t